saluto gli amici del web e delle radio, sono venuto molto volentieri, quindi qua mi sento ancora più a casa perché sono nato da questa parte, in mezzo a voi, come direbbe Lello Splendor, in mezzo a voi. Mi piacciono molto le canzoni in gara, io mi appassiono molto di più alla gara, anche perché in quel momento quando cantano i cantanti mi faccio meno, perché sto dietro le quinte, li ascolto e mi godo le loro canzoni. Spero, è chiaro, è più facile parlare del contorno, è più facile parlare di tutto il resto, spero che pian piano l'attenzione si sposti sempre di più ai 20 big in gara che hanno delle e alle 8 nuove proposte che sono altrettanto interessanti. Quindi è chiaro che c'è un po' di tutto e si parla un po' di tutto, però non dimentichiamoci mai che il Festival della Canzone Italiana, e non vi dimenticate che quell'inizio di quest'anno delle 65 canzoni è poi quello che rimane del festival, le canzoni e la musica. Ve lo posso dire a questo punto perché hanno detto di no, ma sapete che ho invitato quest'anno e purtroppo, perché saranno tra l'altro in estate in Italia e non si è riusciti a trovare la data, avevo invitato Deep Purple. Purtroppo io sono cresciuto a Pane e Made in Japan, come detto, ho cercato di fare un mosaico musicalmente parlando con tanti sapori della musica pop italiana di questo periodo, e anche il contorno di raccontare tante sfumature del nostro paese. Non so se ci sono riuscito, ma poi non ci dimentichiamo poi che delle volte la tendenza è quella di ingigantire un pochino questo, il vero significato del festival, che rimane poi alla fine una gara di canzoni, e mi piace soprattutto che la considero questa, una gara di canzoni. Poi è uno spazio importante, con un evento importante seguito da tanti telespettatori, quindi è giusto anche qua e là ricordare le cose, ospitare dei personaggi che di solito non trovano spazi televisivi, però alla fine rimane sempre e deve rimanere una gara di canzoni. Ogni tanto, anzi, ce lo dobbiamo ricordare e ricondurlo un po' tutti alla gara di canzoni. C'è una piccola cosa che volevo sottolineare, l'ho detto più volte, e credetemi, io non ho mai sognato di fare Sanremo, non ho mai sognato di fare Domenica, io non ho mai sognato di arrivare su, io non ho mai sognato di arrivare a fare Miss Italia piuttosto che la prima serata, piuttosto che impresare, ma tutto è arrivato in maniera molto naturale, ho lasciato le cose arrivassero nel momento giusto, io ho pensato a fare nel modo migliore possibile, con i miei limiti, con i miei pregi, i miei difetti, il mio mestiere, con il cuore, con l'amore, quindi con proprio la voglia, il divertimento di farlo. Per fortuna, per mia fortuna, quella voglia, quell'energia, come dico sempre, che avevo nell'85 quando ero dall'altra parte, in mezzo a voi, venivo non con tutti questi mezzi diabolici che ci sono oggi, ma con un semplice registratorino e un microfono, quell'energia, quella voglia ancora un po' di improvvisare, di creare senza tanti mezzi, c'è ancora. E quindi lo spirito che mi lancia a fare anche questo Sanremo è questo, quindi ecco, non ho nessun obiettivo professionale, mi piace continuare così, è il modo con cui voglio fare le cose, non quali cose fare, quindi spero ancora di avere questo entusiasmo, spero ancora di avere questo amore per questo mestiere e la voglia di chiacchierare e di divertire il pubblico. Mi piace comunque considerare che è il Festival della Musica, ritorno lì, essere se guardi le 4 ore sono comunque, credo, 3 ore e mezzo, 3 ore e 40 saranno, no, non fate il calcolo, ma sono di musica, questa è la cosa importante. Anche in questo caso ci sono state delle meravigliose, ci saranno ancora delle meravigliose performance dei super ospiti italiani e qualche tocco qua e là della musica internazionale, delle hit del momento.